Ciao a tutti gente, bentrovati su TCG Television dal vostro Daniel con un prodotto totalmente nuovo e mai visto su questo canale. Si tratta infatti dei blister pack di Pokémon contenenti, oltre una bustina, anche una carta promo, e questa volta ci tocca Greninja. Drop it. Questi blister pack non sono facilmente reperibili in Italia, infatti sono dovuto andare in negozi esteri per recuperarlo, in questo caso perché mi serviva la carta di Greninja avendo un attacco piuttosto interessante, quindi la inserirò nel mio mazzo. Ve la faccio vedere subito e ci apriamo questo blister. Vediamo un po' cosa c'è scritto sul retro. Vabbè, l'introduzione all'espansione evoluzione contiene un pacchetto di Pokémon Evolution o evoluzioni, una carta promo, quella di Greninja, e una monetina. Monetina, monetina, dare tu me monetina. Vediamo un po' come aprirlo. È la prima volta, come dicevo, che apro uno di questi prodotti. Infatti il costo per quello che è un po' più elevato, calcolando anche l'importazione dall'estero, però ogni tanto si può fare per questo tipo di carte. Vediamo un po'. Abbiamo squartato, cerchiamo di togliere la promo senza distruggerla, che è già distrutta, non so se si nota forse in riflesso, guardate qua, molto male. Per fortuna non è una ex, però la giocherò. Ecco qui il nostro Greninja con 130 punti vita, il suo attacco primario, l'Aqua Shower, infligge 20 danni a ogni Pokémon avversario, non è male essendo fatto a una sola energia acqua. Poi a due energie acqua infligge 60 per lanciando due monete, infliggendo 60 danni per ogni testa ottenuta. Ha debolezza all'erba e costo di ritirata 1. Lo mettiamo qui. Abbiamo in abbinato la monetina, io pensavo ci fosse la monetina di Froakie, invece ci è toccato Deoxys, non è male, però non è che c'entri molto. Fa niente, ora ci tocca questo pacchetto di evoluzioni. Che come al solito si apre malissimo. Via il codice. Trick. Speriamo di trovare almeno qualcosa che ci serve. Anche se non è che ci serve più granché da questa espansione. Sandshrew. Weedle. Andiamo veloci con le comuni che le conosciamo a memoria. Tangela. Ponita. E Dodwo. Prima carta non comune è un trainer ed è full heal. Secondo Poliwhirl, ne abbiamo apparate. Terzo sembrerebbe un altro trainer, sì, infatti è un Pokédex pienoso. La reverse è una comune tipo erba ed è un altro Weedle. E la rara è di tipo elettro, speriamo sia un Electrode. E infatti è un elettro, meno male. Ah, ci siamo salvati in corner, in quanto era una delle pochissime carte rare che mi serviva. Bene così. E per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!